Buonasera a tutti, grazie per essere arrivati innanzitutto in questa serata tipicamente natalizia. Grazie per aver voluto partecipare alla nostra festa, perché questa è la festa di Andos, delle donne di Andos. Quindi primo grazie è a voi. Un altro grande grazie al nostro ospite Paolo De Maria, che ci ha coccolato in questo periodo per preparare questa serata, coccolato le donne con le sue arti magiche, make-up artist, e che ci guiderà un po' in questa festa. Ti lascio la parola per presentare cosa succederà questa sera. Buonasera a tutti, grazie di essere qua con tutti voi. Un piacere, mi spiace che stasera nevica, che saremo un po' di meno. Mi ricordo la vecchia presentazione, eravamo veramente infiniti, non ci stavamo dentro la sala e il resto. Questa sera presenteremo un libro, delle fotografie, delle immagini. Le immagini sono tutte molto particolari, curate da Virginia Parisi, che poi presenteremo. E poi faremo una bella sfilata, le donne, ognuna di loro farà una presentazione, un'uscita, farà la passerella, dalla passerella verrà letto poi un messaggio, che questo sarà il loro messaggio che loro hanno creato. Ripasso la parola alla dottoressa Betty Gattoni, che presenterà il presidente di Andos. Presidente di Andos, il nostro primario del reparto di oncologia dell'ASLAL e anima, cuore e mente, oltre che di Andos, di questo progetto che ha voluto, fortissimamente voluto, ideato, creato e quindi ci racconta da dove è nata questa idea. Roberta Buosi. Grazie per l'introduzione e ovviamente anch'io mi unisco ai ringraziamenti per voi, gentili ospiti di questa serata. E sì, è vero che nevica, però poi la neve crea anche un po' un clima natalizio, purtroppo con qualche disagio. Però, insomma, era anche giusto che nevicasse. Io ringrazio anche tutti gli esecutori di questo progetto che sono poi elencati nel libro che se volete potete poi prendere all'ingresso appunto ringrazio proprio di cuore anche l'oncologia di Casale Monferrato, ovviamente tutti la mia equip, i miei infermieri, i miei medici che sempre ogni giorno mi supportano nelle attività più che un'attività anche di tipo dal lato professionale, diciamo, c'è un supporto psicologico molto forte, soprattutto in questo periodo, quindi li ringrazio veramente di cuore. Adesso consentitemi di dire due parole su quello che è questo progetto, I Volti di Andos, che è un progetto che nasce più o meno un anno fa, forse un anno fa esatto, alla cena di Natale del 2021. È un progetto che nasce per dare tempo e spazio alle donne di Andos, che sono donne che hanno alle spalle una vita molto intensa, un vissuto importante che vale la pena di conoscere. Perché vogliamo dedicare tempo alle donne di Andos? Perché appunto le donne di Andos hanno in questo percorso imparato ad ascoltarsi e anche ad essere ascoltate, hanno imparato a raccontarsi hanno anche imparato a riflettere sul loro percorso di vita che hanno raccolto in queste pagine di questo piccolo libro. Come abbiamo fatto a dedicare spazio alle donne di Andos? L'abbiamo fatto attraverso queste magnifiche immagini, le fotografie che una mano sapiente come quella di Virginia ci ha aiutato a realizzare, che ringraziamo di cuore. E poi l'abbiamo fatto anche attraverso i loro racconti, i racconti che sono racchiusi in queste pagine e che abbiamo voluto raccogliere in questo libro proprio perché venissero custoditi per sempre.
Nasce questo progetto I volti, come vedete al plurale, e appunto sottolineo i volti di Andos e non volto di Andos, per il fatto che al singolare sarebbe stato sminuire l'identità di ciascuno di noi, perché il volto di Andos avrebbe omologato una di noi a tutte le altre, ma noi siamo diverse e questo progetto nasce proprio per esaltare la diversità che ciascuna di noi è, perché la diversità non deve essere vista come un ostacolo, ma deve essere vista come una ricchezza per tutti noi, gruppo Andos, ma anche noi come oncologia di Casale. Dalla diversità di ciascuno di noi possiamo ricavare, come dire, delle esperienze di vita diverse che ci arricchiscono, che ci fanno crescere in saggezza. E quindi io vorrei questa sera, che è una serata dedicata alle donne di Andos, perché loro si racconteranno attraverso le loro storie, vorrei che ciascuno di loro capisse quanto è importante per Andos, perché ciascuna donna di Andos è protagonista. È protagonista per l'associazione, è protagonista per l'oncologia ed è protagonista soprattutto della sua vita, della propria vita. E quindi questo è un traguardo che ciascuno di noi dobbiamo comunque in qualche modo raggiungere ed essere consapevoli del valore che abbiamo. Un'altra cosa che vi volevo chiedere è questa. Voi, se prenderete questo libro, vedrete che è dedicato a tutti coloro che nel percorso di vita in qualche modo hanno dovuto affrontare delle difficoltà, hanno dovuto affrontare delle sofferenze, e parlo della sofferenza dell'anima che noi medici non riusciamo a guarire, ci proviamo ma possiamo soltanto in qualche modo addolcire, lenire, ma non guarire del tutto. Ebbene, io vi chiedo di dedicare questa serata, scusatemi, di dedicarla a mia sorella Enrica, che era una donna di Andos. Scusatemi ancora, ho promesso di non piangere, so che lo farete con tutto il cuore e che la ricorderete nei vostri racconti, e con questo vi mando un grandissimo bacio, grazie a tutti. L'artefice. L'amica, un braccio destro, mano destra, anche tu anima, cuore, tanto in tutto questo percorso, perché è un anno che ci lavoriamo, quindi neve non neve noi oggi qui volevamo stare con voi, perché dobbiamo festeggiarci, perché abbiamo davvero lavorato tanto, come diceva Roberta, perché il nostro obiettivo è questo, il nostro obiettivo è sempre andare oltre. Abbiamo un motto, magari lo sentirete ripetere questa sera: cancro è solo una parola per noi, la vita è oltre. E questo è un esempio di quello che facciamo quando ci mettiamo in testa che la vita è oltre. E abbiamo condiviso questo progetto con Virginia molto tempo fa, pian pianino ha cominciato a prendere forma. Virginia Parisi, tutto quello che vedete, gli scritti, le foto, le ha realizzate lei. Buonasera a tutti. Io devo ringraziare innanzitutto Betty, perché abbiamo iniziato a parlare di questo progetto effettivamente un anno fa ridendo, e quando abbiamo iniziato quello che avevo in mente di raccontare era più che altro celebrare con queste donne la vita, perché per me questo progetto è stato questo. Loro mi hanno raccontato episodi bellissimi dell'infanzia, mi hanno raccontato
così in maniera molto semplice davanti a un caffè chi sono e cosa fanno nella loro vita. Sono tutte donne straordinarie, io sono felice di averle incontrate quest'anno perché mi hanno arricchito dentro, mi hanno lasciato ognuna qualcosa di speciale. Quello che leggerete è quello che loro sono, sono donne straordinarie. E le foto, secondo me, parlano di loro. Ci siamo incontrate davanti a un caffè in stagioni diverse dell'anno, quindi qualcuna col freddo, qualcuna invece con una bella stagione, e ci siamo divertite un'oretta insieme. E quello che mi porto di quest'anno è sicuramente la loro bellezza, la loro bellezza in toto, come persone, come donne, nel loro quotidiano e in quello che sanno fare, in quello che sanno dare. E ringrazio veramente di cuore Andos per avermi dato la possibilità di partecipare a quello che secondo me è qualcosa di eccezionale. Grazie mille, grazie anche a Paola. Posso aggiungere una cosa bellissima. Virginia ha scattato delle fotografie, un'immagine, una più bella dell'altra. Penso che nell'immagine sei stata capace a cogliere l'attimo essenziale, diciamo, l'attimo più bello. L'hai proprio rubato, quando si dice che la fotografia ruba il secondo, ruba l'attimo, tu hai rubato veramente quel secondo, hai immortalato una cosa bellissima, hai fatto un libro di fotografie, di immagini stupende. Complimenti. Grazie a tutti e devo ringraziare anche Fabio che è qua stasera, perché mentre io facevo le foto in giro lui era in studio a portare avanti il nostro lavoro, quindi grazie di cuore anche a lui. E poi Fabio era il primo critico del lavoro, le bio, le foto, le ha viste, riviste, scelte, riscelte, quindi doppio applauso, grazie per averci sopportato tutte. Allora, iniziamo con la prima persona. Io vado avanti come sono sopra il libro, che se avete acquistato il libro è veramente molto bello. Io l'ho preso prima e quindi ho preso degli appunti sul libro. Quindi vado avanti come è scritto sopra il libro. La prima persona che presentiamo è il mio è un cuore di mamma. Barbara. Io credo in questa vita, credo in me. Nascosto in uno sguardo, nella magia del tempo che scandisce un cambiamento e resterà il ricordo, ma non sarà un tormento. Dopo aver fatto un patto col mio ego, credo e credo nelle lacrime che sciolgono le maschere, credo nella luce delle idee. Parlo io? Sono in Andos per una delle incognite multiple del futuro e qui ho incontrato un gruppo di anime belle con cui condivido sorrisi, aperitivi e i piccoli incontri che spesso l'associazione organizza durante l'anno. Bravissima Barbara, ascoltami, io ti chiedo perché ho letto il libro, ho letto tutte le ognuna che ha scritto. La prima frase è quella che mi ha colpito veramente di più. Il mio è un cuore di mamma. Che cos'è che significa il mio è un cuore di mamma? Significa che ho sempre dedicato tutto il mio tempo ai miei figli e devo dire che loro sono state la forza che mi hanno dato per continuare dopo la malattia, mi hanno aiutato a superarla. Per quello il mio cuore di mamma, perché grazie a loro sono riuscita a superare la malattia. E cos'è che aggiungeresti oltre a questo cuore di mamma? Cosa aggiungerai? Che spero che le cose vadano sempre bene, che i miei figli possano continuare a crescere nel migliore dei modi e che io possa vederli comunque andare avanti col tempo. Bravissimo, complimenti Bob. Prego.
E dopo Barbara, chi da sempre voleva ed è una maestra d'asilo, la nostra Claudia. Sono comunque sempre una combattente, è una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso, e anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato qualcuno, non mi arrivo. Claudia, ci racconti perché Andos? Beh, io sono in Andos e sono molto contenta di far parte di questa associazione. Per me, dopo il percorso della malattia, quello che mi ha offerto l'associazione con i progetti e l'esperienza che ho fatto è stato sinonimo di rinascita e di ritorno alla normalità. Bellissimo. Ascoltami, allora, prima la Betty ha letto un messaggio. Fin da bambina tu desideravi di fare cosa? Io fin da bambina giocavo a fare la maestra e a casa facevo finta di essere la mia maestra della scuola elementare. Ma poi ho comunque continuato questa mia strada e attualmente sto ancora facendo la maestra della scuola dell'infanzia con i bambini più piccoli, dai 3 ai 6 anni. Cioè, spiegami, tu quando eri bambina piccola piccola mettevi già il camice? Sì, sì, mettevo il camice, compilavo i registri e davo i voti. Ma eri severa con le bambole? Molto, moltissimo. Sono attualmente severa anche con i miei bambini. Anche con gli amici. Anche con gli amici. Allora, guarda, ti diamo questo regalo tramite l'Andos. Ti grazie. Regalo questo fiore, che è il fiore di Andos. Grazie. Grazie. Ora tocca a una persona un po' particolare. Ho letto la prima parte e mi ha incuriosito veramente. Diceva che quando era una bambina piccola era molto discola. Vedremo com'è questa discola. Daniela. Le mie donne non cambiano, hanno un'anima sola. Mille bocche si schiudono, soffiando sulla mia vela. Nell'insieme sono il centro perfetto, tra la terra e la luna. Sono donne speciali le mie, perché non hanno paura. Io sono in Andos perché ho lavorato per moltissimi anni in ospedale. E quando sono andata in pensione ho voluto rimanere insieme a queste persone molto speciali. La cosa che mi dà più soddisfazione è poterle aiutare burocraticamente, e anche se molte volte ci scontriamo con proprio pratiche a volte insormontabili, credetemi. Daniela, ciao. Ascoltami, io voglio sapere, penso come tutti, siamo molto curiosi di sapere cosa vuol dire questa parola discola. È discola perché ero veramente un terremoto, ginocchia sbucciate, le regole per me non esistevano. Vi racconto solo un piccolo aneddoto. Io avevo il morbillo, sono scappata dalla finestra e mia mamma era disperata perché non mi trovava più e io ero in cortile che giocavo. E sono rimasta tuttora una discola. Ora Virginia ha fatto veramente fatica a farti fare le foto. Ti ha corso dietro. Sì, io non volevo farle effettivamente, non è nel mio DNA farmi riprendere, comunque l'ho fatto poi volentieri. Ho capito che era veramente una persona speciale, Virginia. Grazie, grazie veramente di cuore. Che parte
ma se siamo un po' tutte partite da quello che volevamo fare quando eravamo bambine, un po' il filo conduttore di questa storia. E c'era chi da bambina in realtà faceva una cosa un po' inquietante, poi ce la facciamo spiegare e raccontare, perché smontava le bambole. Gabriella. Voglio amarti con l'anima e di più. Voglio amarti nelle braccia del calore della pelle del tuo viso su di me. Perché da piccola smontava le bambole, adesso invece in Andos fai? Non è che le smontavo, ero interessata al funzionamento e più che altro ai miei tempi la bambola era bella, di porcellana, l'unica cosa che muovevano erano gli occhi. E la mia prerogativa era quella con un dito di buttarlo giù per capire come faceva con l'occhio aprirli e chiudere. Questa passione del come funziona l'ho portata nel tempo e nel mio passatempo del costruire, del fare e del dire. Nandos sono arrivata per caso nel senso io sono un po' la decana. Sono fortunata perché sono 15 anni che quella brutta bestia per adesso se n'è andata e quindi sono entrata per stare anche insieme alle altre, sentire e capire perché io c'ero già passata, sono fortunata. E con Andos mi trovo bene, spero di rimanerci ancora tanto, tanto tempo. Gabriella ha trasformato, diciamo, l'idea di quando era bambina di scoprire come funzionano le cose, le fa funzionare, perché crea dei manufatti meravigliosi e noi la sfruttiamo, la facciamo lavorare. Se venite a trovarci in ospedale ci sono alcune delle cose che le nostre donne hanno fatto proprio come anche passatempo e anche diciamocelo per stare insieme. Certo, e anche per andare avanti e avere uno scopo nella vita. Grazie Gabri. Noi stiamo andando avanti a braccio perché non abbiamo fatto né briefing né niente, quindi se ci sono degli errori grammaticali, degli errori di ordine, qualunque cosa ditecelo, stiamo andando veramente a braccio su queste cosettine qua. Io presento una mia amica che ho conosciuto tanti anni fa, guarda caso arriva proprio a me, cioè guarda a me, arriva proprio a caso arriva a me e mi ha fatto piacere anche questo perché adesso che stavo guardando... No, non è una cosa voluta, ho guardato adesso, ho girato la pagina e ho visto la persona. Io tramite lei ho conosciuto la dottoressa che è qua a fianco a me e ho conosciuto tutto l'Andos e il resto. Fortunatamente li ho conosciuti, abbiamo fatto parecchie cose assieme. Però c'è una signorina qua, che chiamo signorina perché per me è così, e dice tranquillamente che lei ha vissuto nello stesso posto tutta la sua vita. Un posto in cui mi sono sempre sentita davvero come se fossi a casa mia. Giancarlo Scagliotti. Non guardare cosa fa, l'altra gente non lo sa, credi. Pare che di questi tempi tutti cercano di dare una colpa per spiegare cosa succede alle loro menti, che si intrecciano a pensare, non riescono a volare. Senti, c'è una canzone di tanti anni fa. Ecco, lui si era raccomandato andate piano, ma la mia musica non poteva farmi andare piano perché l'ho scelta proprio distinto. E lui infatti ha già messo il microfono, sa che mi sono presa la parola. No, credo. Distinto, dato che è caduto il tuo fogliettino, vai tranquillamente a braccio, perché un attimo fa abbiamo detto che noi andiamo a braccio, non abbiamo niente scritto. Non mi hanno detto niente, quindi tu sei bravissima, questo lo sappiamo. Grazie a te oggi sono qua e tante altre cose che abbiamo fatto assieme, tanto dottoressa, tramite tutta l'Andos. Però un grazie veramente di fronte a tutti, te lo devo dire anche su queste cosettine qua. Chiaro? Quindi ci siamo conosciuti tanti anni fa, però abbiamo cominciato a collaborare un bel po' di tempo fa. Prego.
E mi piace dire che io sono arrivata per caso, ma poi mi sono fermata per scelta. E per me Andos è stata proprio l'occasione di trovare persone che credevano come me che allungare una mano verso qualcuno che ha bisogno è essenziale. Io lì ho avuto l'occasione di vedere tutte queste persone che si aiutano nonostante i loro problemi, perché il condividere in questo momento particolare è tutto. Io non faccio la parrucchiera, ma mi occupo di parrucche, e la cosa che mi rende veramente felicissima è quando alla fine della terapia tornano, mi guardano e mi dicono: non mi serve più. E per me è la cosa più bella. Ascolta, io ti ho presentato all'inizio con una frase che ho letto che era molto molto bella: io al lavoro mi sento come se fosse a casa mia. Cosa vuol dire questa parola? Vogliamo spiegarla un attimino? Sì, e anche i miei familiari sanno che al lavoro mi sento come a casa mia, perché non arrivo a casa e quindi c'è sempre un qualcosa da fare, c'è sempre un qualcosa da sistemare. E mentre qualcuno arriva, io sono 33 anni che sono in ospedale, e da sempre il fatto di avere contatto con le persone così, io alla fine della giornata rivedo le persone che sono state lì con me, e veramente in quei corridoi io non mi sento mai sola. Guarda, quello che sei sempre attiva è vero, la Betty lo stesso, perché a me arrivano messaggi alle 7 di mattina, alle 11 di sera, non so, 24 ore al giorno arrivano messaggi, quindi dei vostri mi arrivano sempre, quindi è vero che siete veramente super attive. Devo dire ai familiari della Gian che chiedo scusa, perché se lei è lì è perché c'è qualcun altro con lei, e spesso siamo noi, quindi la tratteniamo, perché è un po' riduttivo dire che si occupa delle parrucche, perché Giancarla è quella che ha il piano B, prima che il piano A non vada bene lei ha già il piano B, forse anche il C, forse anche il D. E questo sinceramente non solo per Andos, ma anche per molti molti aspetti dell'oncologia. Chi purtroppo ha dovuto arrivare in oncologia, credo ormai da 4 anni a questa parte, ha una grossa fortuna, cioè di incontrare il nostro CAS, che è fatto da Giancarla e dalle nostre infermiere, e la presa in carico in quel momento, come diceva Giancarla, di tutto, dagli aspetti burocratici, come diceva Daniela, agli aspetti pratici, perché hai bisogno della parrucca, il copricapo, la prenotazione. Penso che un pezzettino, ecco, allevia un po' la situazione, allevia un po' il momento. E poi, diciamolo ai familiari, noi ci divertiamo, non è che proprio la subiamo, questa cosa. Grazie Gian, di tutto, da parte di tutte. Vai, passa un po', io... È rimasto te il microfono, quindi tocca a te. Mi hanno fatto emozionare. E di bambina in bambina dice nel libro, parlando di sé: ho sempre avuto sogni belli. E il nostro commento e augurio da parte di tutti non può che essere: tienine sempre uno bellissimo nel cassetto. Capia, con noi. La mia Katia, un po' emozionata come tutti. Allora cominciamo dalla fine. Siamo in Andos perché? Perché è un luogo del cuore, una meta, un posto dove puoi fermarti, dove puoi riposarti, dove puoi decidere di riprendere forza ed energia, organizzare e partecipare a tanti eventi dell'associazione. È un modo per sentirsi parte di qualcosa di grande. Un ringraziamento alla dottoressa Roberta Buosi e Elisabetta Gazzoni.
Brava Katia, emozione è già andata. Ascoltami, anche a te dobbiamo fare una piccolina cosettina. Io voglio, sono curioso. Dicono che la curiosità è donna. Io sono uomo, però sono molto curioso. Mi dicono che hai parecchi sogni, ma uno in particolare ce lo vuoi dire, ce lo vuoi raccontare? Certo. Ho tanti sogni, mi piace tanto viaggiare. Avevo una famiglia mia e il mio sogno più grande è di riformare un'altra famiglia. Speriamo che i tuoi sogni si esaudiscano tutti. Io ti regalo un fiore importantissimo. È il tuo libro, è il tuo libro. Adesso abbiamo un doppio nome, possiamo dire in questa maniera. Quando ho letto le varie frasi del libro, ogni persona leggevo, poi sono arrivato a questa persona, lei ha un nome bellissimo, però viene chiamato in un altro nome, lei ha un nome che si chiama Larissa. Noi presentiamo Lara. Lara, è un bellissimo nome, però il tuo vero nome? Larissa. Come mai che lo usi poco? Ma non che poco, perché con questo nome Lara mi chiamava sempre mio padre. E ogni volta quando sento che qualcuno mi chiama Lara, mi sembra che vedo lui e sento lui, perché mio padre non c'è più da 10 anni. Bene, allora noi ti chiamiamo sempre Lara. Allora, da oggi in poi ti chiameremo sempre Lara. Lara per sempre, va bene, mettiamola in questa maniera, ok. E vuoi leggere la tua frase, vuoi fare qualcosa? Sono in Andos perché è prezioso conoscere persone nuove con cui condividere momenti belli o meno belli, stessi percorsi e darsi da fare con qualcuno altro per realizzare piccole manufatte, pensieri creativi. A me mi piace creatività. Sempre sbaglio, anzi, come ha detto una volta Papa, se sbaglio mi correggerete, giusto? Io non sono Papa, siamo già arrivati in Vaticano, ne facciamo di strada, non sono Papa. È un posto dove incontrarsi ma anche trovarsi, e alle volte non è solo un posto fisico in senso letterale, ma un luogo del cuore dove se entri sai che sei come una casa. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie ad Andos. Grazie Lara. Lara ha interpretato il vero spirito della serata, dobbiamo divertirci. Un'altra bimba, che vuole, sono un po' tutte mie bimbe, lo confesso, un'altra bimba che vuole divertirsi con noi ed è venuta nonostante la febbre, l'influenza. Ti hanno messo il nome per esteso. Questa vita bella. È forte, trova le risposte. E tanto dimentico tutto, dimentico tutti. Luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola. Non vedi che cosa rifletti, sopra un mare di specchi si vola. Fino a stamattina mi diceva non so se riesco, se mi passa, se guarisco. Partiamo da Andos, poi parliamo della bimba. Tu sei con noi perché?
Io sono finita in Andos per qualche cosa che ancora non ho ben capito. È normale che io non capisco. Forse mi ci vorrà qualche altra vita per capirlo, se mai esiste una spiegazione per certe disavventure. Ci sono cose per cui le dinamiche e le tempistiche sono una specie di sudoku, senza la pagina delle soluzioni in cui andare a sbirciare. Posso solo dire che alcuni posti esistono grazie alla volontà e all'abnegazione di persone che hanno dentro di loro qualche cosa di straordinario, e incontrare non è solo fortuna, ma è salvezza. E questo ve lo dico proprio col cuore, per me è stato salvezza. E poi io non capisca perché sono qua, la dottoressa lo sa, perché tutte le volte che vado da lei a fare la visita glielo chiedo. Credo che la risposta migliore sia: tu dici salvezza, ci salviamo a vicenda, sei arrivata lì per noi. Caravella, ciao carissima. Allora, ascoltami, ti abbiamo presentato con una cosa che sei una bimba molto fortunata. Vuoi spiegare a noi questa super fortuna? Beh, allora, io mi ritengo una bimba molto fortunata perché ho una famiglia fantastica. Purtroppo questa sera non sono riuscita a essere qua. Papà non c'è più, ma è sicuramente qua, ed è mancato proprio appena io iniziavo la chemioterapia. E quindi, come dire, è andato dalla sua ad aiutarmi un po' di più, perché da qua riusciva a fare poco. E la mia mamma è splendida, e quindi io, essendo cresciuta in questa famiglia bellissima, mio fratello, mia sorella, io mi ritengo una bimba fortunata. Sono sempre stata una bimba fortunata. Qui ero la casinista e quella che faceva un po' più di caos in famiglia, quindi sono fortunata per quello. Una frase bellissima, infatti sono contento. Mi stavo quasi dimenticando una cosa importantissima. Ok. Grazie. Un bacione grande. Un bacio per te. Tranquilla. Ormai qua di... Oh, non so perché, ma c'è sempre la fortuna dalla mia. Anche questa mi accompagna con una persona sincera, vera di cuore, una persona veramente che ho conosciuto un po' di tempo fa e mi è sempre piaciuta per il suo carattere, che c'ha molto forte, molto bello e, come ripeto, è sincera. Quindi a me le persone sincere mi piacciono già a prescindere di tutte queste cosettine qua. Poi la voglio presentare in una maniera molto particolare. Dice che nella sua vita ha avuto due amori grandi, poi gli chiederò cosa sono questi due amori grandi. Maria Rita. Che belle che sono, le donne italiane, guardiose romantiche, su schermi giganti o anche in sapore, cercate notizie. No, pensavo quasi che volevi andare a casa io. Pensavo quasi che volevi andare a casa. Io... Tu sei in Andos con noi? Per... Sì, allora, sono stata una delle prime donne in Andos. Sono passati 10 anni dal momento, da quando mi sono ammalata, e sono ancora qui, sono naturalmente molto contenta. Col tempo, da poco che eravamo poche ragazze, siamo diventate un bel gruppo, omogeneo, folto, estroverso, e abbiamo fatto tanta strada insieme. Siamo diverse, con tante siamo diventate amiche, qualche volta anche sorelle. Quindi grazie alla dottoressa Oneglia, che è stata la prima, e grazie alla dottoressa Gattone, dottoressa Bosi. La dottoressa Oneglia la porto nel cuore, perché è stata veramente magnifica. Mi ha aiutato ad affrontare la malattia, l'intervento, tutto. E la psicologa, sì. È la nostra psicologa con cui abbiamo iniziato i primi gruppi. Gruppi di psiconcologia, gruppi di autotrucco, gruppi di ginnastica,
lavorava con noi, adesso si è trasferita a Genova, ma vive tutte le attività di Andos grazie ai social, grazie ai messaggi che le mandiamo, grazie al fatto che siete anche andati a trovarla una volta, avete fatto una spedizione per raggiungere Barbara e raccontarle cosa siamo diventati. E lei spesso, quando le mandiamo i messaggi, dice sempre: sono proprio orgogliosa, perché quello che è stata un'idea è diventata veramente una, direi, un'onda che trascina con sé bellezza. Per me è speciale, una dottoressa speciale, magnifica, magnifica, punto, la porto nel cuore. Io adesso voglio sapere, come tutto il pubblico qua presente, di questi due amori che parli. Voglio sapere questa cosina qua, perché ripeto, sono un po' curioso, ma penso che tutti sono curiosi di sapere queste cosine qua, più due. Allora, io sono stata una bambina felice, molto amata dai miei genitori, e niente, purtroppo la vita mi ha portato dei dolori, tanti dolori, e ho perso la mia mamma, io avevo 35 anni, lei era tutto il mio mondo, e niente, non, ancora adesso per me è qui e la porto nel cuore. L'altro mio grande amore è mio figlio, io vivo per lui, per il mio Gabriele, e niente, spero di poterle stare accanto ancora per molti anni. La malattia mi aveva messo in difficoltà e l'ho sempre comunque protetto, e ho cercato anche durante le malattie di non coinvolgerlo più di tanto, perché lui vivesse tranquillamente la mia malattia e non avesse l'angoscia di perdere sua madre. E sono così. Bellissima, bravissima, complimenti come sempre. Il carattere emotivo mi ha creato molti problemi. E noi ti vogliamo tanto bene. Grazie, grazie. 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 Questo. Grazie. Grazie. Così bello e carino, stiamo andando benissimo avanti, meno speriamo che stiamo andando avanti. E procediamo, ne abbiamo ancora 32, scusateci se queste rosettine qua, però finiremo un istante presto. Non hanno portato la cena? Vi siete dimenticati? Il take away? Scherziamo, scherziamo. E adesso è un onore, un piacere, perché prima abbiamo lavorato insieme, si può dire, la conoscono tutti, molte delle persone che sono qua hanno lavorato con lei. E noi ci siamo ritrovate in un'altra situazione, poi siamo diventate amiche. Molte di noi l'hanno ritrovata in questa diversa situazione, siamo diventate amiche. E innamorata allora e anche adesso, non più tardi di un anno fa, mi diceva: cosa dici, cosa faccio, ci rientro, ci ritorno, quando c'è stata l'emergenza Covid che ti hanno cercata. Maria Rosa, dalle raccontaci di te. Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Mi dice: non me l'aspettavo, mi sottovaluta. Grazie mille volte grazie, grazie perché accogli ogni iniziativa di Andos col cuore, ci metti il cuore, mamma, nonna, sorella, quando arrivano i nipoti la riempiono casa, telefona, Betty non posso perché ne ho 3, 4, 5, va bene, la prossima settimana. Maria Rosa, innamorata del tuo lavoro, l'infermiera, raccontaci. Allora, io sono capitata in Andos veramente sentendomi un pesce fuor d'acqua, perché per la prima volta nella mia vita, credetemi, non riuscivo a dare una giusta collocazione agli eventi. Io che cercavo sempre di tenere tutto sotto controllo, in ordine, questo mi ha un po' destabilizzato. Condividere con le amiche di Andos il percorso della malattia e poi il percorso del recupero del post-malattia è stato sicuramente l'occasione per trovare gli strumenti per affrontarla e superarla, perché secondo me insieme si cammina, da soli si cammina, ma insieme si va molto più lontano. Il lavoro non ti manca più, ti abbiamo riempito comunque la vita.
Sì, devo dire che anche la scelta del lavoro è stata veramente casuale, però ci siamo trovati. Il lavoro ha trovato me, io ho trovato il mio lavoro. E devo dire che attraverso questo lavoro sono riuscita a lavorare insieme e per gli altri. E questo mi ha dato non solo una immensa gratificazione, ma anche proprio un riconoscimento che vuol dire essere, sentirsi vivi. Si può dire, come dice un grande cantante, è il lavoro della mia vita. Allora ti lascio questi fiori qua, libro no. Allora, mi ha incuriosito prima mentre leggevo delle cose e tra cui ho chiamato questa persona e gli ho chiesto queste cosettine qua. Posso dire queste cosettine qua? Mi fa, certo, mancherebbe. Fa, guarda, io sono innamorata ancora oggi. Sebbene sì, sono quasi 50 anni. Allora, lei dice, sono stata una sposa giovanissima e molto innamorata. Ottavia. Meraviglioso. Inventato il male, giudici non niente. Come stai, Ottavia? Agitata? Sì, facciamo presto. Allora, ascolta, ti chiedo subito una cosa, così facciamo ancora prima, come dici te, facciamo presto. Perché presto? Ti sei innamorata quanti anni fa? 50 anni fa. Avevo 14 anni quando ho sposato mio marito. E lo sposerei di nuovo. Mi ha dato due figli magnifici. E va. Però non diteglielo, eh. Mancherebbe ancora. Non lo sa nessuno. Non l'ha sentito. Hai detto faccio presto, sono 50 anni vita d'amore. Cioè, poter scrivere tanti libri. Oggi, sai, oggi è un po' diverso. Tanta roba. Sono contento di queste cose qua. Mi vuoi leggere che cosa hai scritto di tuo su questa frase bellissima che c'ho qua davanti? Allora, sono capitata in Andos senza sapere esattamente cosa aspettarmi. E forse questo mio carattere, sempre pronto all'ottimismo, mi ha portato a fidarmi subito di persone che sono diventate amiche, compagne, di momenti che ci terranno sempre unite. Non conosco un giorno senza che qualcuno delle ragazze di Andos non si ricordi di un saluto, di coinvolgermi in qualcosa di nuovo e della bella iniziativa. Siamo una squadra unita e vincente. Abbiamo la capacità di camminare fianco a fianco, adeguando il passo l'uno all'altro e sentirci sempre parte di qualcosa di molto più grande di noi. Un racconto molto bello, molto molto, brava, parole fantastiche, complimenti. Brava! Brava Ottavia! Grazie. In Andos ci sono anche delle grane, dei ruoli, e noi avevamo bisogno di qualcuno che coi numeri insomma ci desse una mano. Io dico sempre, ci fosse stato l'esame di burocrazia non mi sarei laureata. E abbiamo un tesoriere, abbiamo chi si occupa di noi, prima ancora un'amica, in molti momenti della vita una sorella davvero, e il suo lavoro è fatto di numeri, le chiederemo perché. Paola. Che sia benedetta. E quanto serve e complessa ci sembri, la vita è perfetta. E quanto sembri incoerente e testata, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta.
Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che ci... Cara Paola, partiamo da Andos. È davvero, ci conosciamo da un bel po' di anni. Andos è arrivato dopo un po', noi facevamo le nostre cose e ci sei capitata dentro. Perché? Praticamente sono in Andos perché si arriva estranei in un gruppo dove incontri persone fantastiche come loro, con le quali ti confronti, ridi, piangi, ti trucchi, fai sport, così da non sentirti sola e nel frattempo potersi aiutare a vicenda. Tutto questo grazie comunque alle nostre dottoresse che hanno reso possibile tutto questo. Grazie a voi che rendete possibile tutto questo tutti i giorni. E invece il lavoro dei numeri ci incuriosisce un po', perché noi ti tempestiamo, c'è da fare quello, c'è da andare a prendere quello, c'è da pagare quest'altro, i conti non tornano. Ma che lavoro fai con sti numeri? No, perché parlando con Virginia davanti a un caffè, così abbiamo parlato di cosa facevo e cosa non facevo, ho fatto la commessa in un negozio di scarpe, quindi numeri di scarpe, numeri tuttora perché faccio la segretaria e quindi numeri, numeri in Andos, numeri. Grazie, non solo per i numeri, grazie per tutto. Grazie Paola, grazie, un bacione. Allora, questa cosa qua mi viene veramente bene, perché tutti quando si è piccoli abbiamo un sogno nel cassetto: cosa farò da grande? E noi abbiamo qua Paola che ci dirà cosa farà da grande. La notte diventa il buongiorno dei sognatori. Momenti silenzi, canzoni spente e delusioni. Ho visto una lacrima correre sul tuo viso. L'anima rock del gruppo. Grande Paola, molto rock. Cercava solo il modo di scendere e spegnerti il sole. Io sono rimasto un attimo lì oggi quando ho letto tutto perfettamente le tue cose. È un sogno che tutti i bimbi hanno quando si è bambini, è la cosa più bella. Sognare non ce lo vieta nessuno e non ce lo toglie nessuno. Sognare è una cosa di libertà, è una cosa bellissima saper sognare. E tu hai saputo sognare veramente bene. Grazie. Spero di farcela. Quando sono incampata in Andos non sapevo nulla di ciò che il futuro mi stava riservando. Ci sono atterrata con perizia, come giù dalla pertica in caserma, tenendomi con un braccio attorno al palo, stando attenta di non scorticarmi le mani. Una volta a terra è accaduto che, come dopo ogni chiamata, non avevo la più pallida idea di ciò che mi sarebbe accaduto. Eppure, come in caserma, l'unica certezza che hai è sapere chi divide la missione con te. Sono le persone che sono scese prima e dopo di te, quelle che salgono sul mezzo e ti fanno la strada gomito a gomito il tuo, spalleggiandoti quando serve e coprendoti il fianco se hai bisogno. Questo è il mio lavoro e questo è ciò che ho trovato in Andos. Ma adesso svegliamo il segreto, adesso è emozionata per leggere. Ma che mestiere fai? Il vigile del fuoco. E che paura devi avere? Posso permettermi un momento, che oggi è una giornata un po' particolare per la mia famiglia? Chi ha letto la mia storia sa già cosa voglio dire e ringrazio di cuore il mio papà, che ha fatto in maniera di insegnarmi il mestiere più bello del mondo. Parole sante, parole bellissime. Ho letto caserma, oggi quando ho letto tutto, ho letto caserma, il resto gli ho chiesto subito, ma
qual è il tuo mestiere? Il pompiere. Sono rimasto lì un attimino, anche perché di solito è una cosa un po' particolare, una cosa bellissima, anche perché sono persone, grazie a te, che arrivano le persone, vengono salvate, vengono portate. Questi giorni abbiamo sentito tutte le cose che sono capitate, veramente una cosa bellissima, fai un lavoro veramente fantastico. Soprattutto il papà, baciamo. Grazie papà di Paola. Adesso mi tocca questa parte difficilissima. O forse no. Credo che non abbia bisogno di presentazioni. Non c'è social. Non c'è post, non c'è chat, non c'è messaggio. Alle 7 del mattino, alle 11 di sera, di notte ti batto io perché io vado a dormire più tardi. Perché adesso noi l'abbiamo conosciuta così e non stento a crederci. È sempre stata, dice di se stessa, l'ha detto anche alla Virgi, un miscuglio pirotecnico di numeri. Stefania! Grazie, perché non c'è idea che non diventi un progetto, non c'è un progetto che Stefania comincia a fantasticare e si realizza. Grazie perché non c'è persona che passa nelle stanze di Day Hospital se è lì che non venga coinvolta. Ma le interessa? No, ma perché noi stiamo facendo questo? E anche se a questo magari non interessa, diventa piano pianino una piccola parte di noi. Grazie perché ci frequentiamo da anni come una famiglia e credo che tu creda almeno quanto me in questa associazione. Perché? Perché? Perché è bello condividere. Adesso non vado a braccio perché non mi ricordo le parole, sono diventata un po', e quindi dico così: sono in Nandos perché mi piace far parte di un gruppo di donne che nella loro incredibile diversità e bellezza si trovano a vivere un momento di debolezza e ne fanno un punto di forza. Non un arrivo, ma una partenza. Nel leggere la tua bio, che hai steso con Virginia, però tu, il tuo esordio è: sarà che sono nata settimina, e quindi da qui il miscuglio pirotecnico, raccontaci. Sì, purtroppo sì, sono nata di 7 mesi, ma la mia mamma mi raccontava sempre il mio arrivo, nel senso che lei purtroppo non riusciva a tenerne neanche uno in grembo e a portarli alla fine. Infatti il primo è nato di 8 e io dopo esattamente 9 mesi sono nata. Ma sono nata veramente in un lampo, perché è bastata mezz'ora di macchina scendere dalle colline dell'entroterra Spezzino e arrivare in ospedale, e la infermiera che ha accolto la mamma le ha detto: no, no, dove me la mettete? Sulla carrozzina. Ma no, questa sta partorendo adesso. E boh, e siamo andate, e lei è andata a partorire me. E quando sono uscita dall'ospedale, dalla camera, aiutami, dalla culla, c'era la mia nonna fuori, perché tutti i parti, i miei nonni erano presenti. Mio papà purtroppo ha lavorato sempre tutti di sabato e lui tutti i sabati non c'era. Quindi, nonno, papà arriva qui,
partorisco. Ma cosa dici? Ci va ancora un po' di tempo? No, 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 assolutamente no. Io la sto facendo qua, sta bambina. In mezz'ora mi ha fatto. In mezz'ora mi ha fatto, poi mia nonna mi ha detto, è uscito il dottore, fa, e dov'è la bambina? Ce l'ho qua, ero dentro una valigia. Perché il percorso era troppo lungo e quindi, essendo piccolina, poi mi hanno messo in incubatrice. E quindi già lì è stata una cosa pirotecnica. E da lì non ti sei mai più fermata. Grazie. Non mi fermo, la dottoressa mi vuole fermare. Mai. Mai, mai, mai. Io mai. Sarebbe impossibile. Grazie Stefania. Ma ti portano tutto ogni là? No, cioè la terza gamba è una terza gamba. Sì. Adesso presentiamo un'altra persona veramente speciale. Abbiamo fatto due chiacchiere prima, dietro il backstage, come viene chiamato, dove a sua volta, mentre parlavamo, mi andava a dire prima e diceva una cosa bellissima, che lei ha cominciato da piccolina, è diventata una grande sciatrice, poi da sciatrice ha imparato ad andare a fare il sub. Chiediamo a questa persona qua, a Ilenia, come ha fatto a fare tutte queste cose da bambina. Ilenia. Allora, io dovrei leggere questo, però vorrei cambiarlo un pochino. Sì. Perché sono in Andos? Non sono in Andos solo perché mi ci sono trovata a più pari. Sono in Andos perché Andos mi ha abbracciata. Perché è un momento difficile, perché sei senza capelli, stai facendo chemioterapia, stai male, tutto quello che vuoi. Ed è arrivata lei, che un giorno mi ha detto, ma stavo pensando che tu potresti far parte di un gruppo. E io dentro di me mi sono detta, no, ma che palle, ma che gruppo. E invece mi ha infilato in un gruppo di donne meravigliose che sono là in fondo. Ed è grazie anche a voi, che adesso ci può ridere. Ma grazie a queste dottoresse, alla Giancarla e a chiunque si occupa di questa associazione, mi sono sentita abbracciata e presa per mano. E la stessa cosa che ho provato io, vorrei che lo potessero provare tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione. Perché quell'abbraccio lì fa tanta differenza ed è merito vostro. Complimenti. A me rimane sempre quella cosa che mi hai detto prima dietro nel backstage. Mi hai detto, io andavo a sciare, sciavo come? Molto bene, benissimo. Sì, non si direbbe, ma non ho neanche memoria di quando, ma ero già sott'acqua. Mio papà era un subacqueo, i miei zii, si andava sempre in vacanza al mare e io facevo sub con loro ancora prima che esistessero i brevetti. Poi sono cresciuta, ho preso i brevetti e ho iniziato a fare sub serio e sono andata a destra e a sinistra e per vedere relitti, per fare insomma subacquea. Sei ancora oggi? No, perché l'altra mia passione che era lo sci. E anche lì avevo 3 anni la prima volta che mi ha messo gli sci ai piedi, per un incidente purtroppo sulle piste ho dovuto dire addio a entrambe le cose, perché se no mi toccherò una protesi al ginocchio prima o poi. Sei veramente bravissima, complimenti di tutto, noi ti regaliamo un fiore da Andos e il tuo libro.
Allora, prima di tutto ringrazio una persona che oggi è venuta qua apposta a fare un make-up, capelli, hair, come si vuol dire il resto, qua, direttamente qua, che è Egladina, io sbaglio sempre il nome, che è... Grazie a lei oggi ha fatto, non belle perché le signore sono tutte già bellissime, però ha aiutato un attimino a fare un po' di make-up e un po' di capelli. Grazie. Grazie a voi. Io sono veramente emozionatissima e quando Paolo mi ha proposto sta cosa ieri nel corso ho detto subito di sì perché... Mi emoziona tanto la cosa e regalare magari un sorriso, un qualcosa che riesco a fare mi fa solo che piacere. Scusami il mio emozione. Grazie. Grazie. Aspetta, aspetta, aspetta. Vieni, vieni. Ma Fiorella è emozionata. È stata veramente preziosissima. Ha aiutato tantissimo, ha aiutato tantissimo. Allora, prima di procedere con ancora due persone che devono procedere nella sfilata, volevamo ricordare, io e la dottoressa Gattoni, una delle donne di Andos, una donna speciale, che, a cui abbiamo dedicato anche una panchina, che è Claudine, che non può essere qui tra noi, ma... ha presentato il suo racconto, è raccolto qui nel nostro libro. Lei era una donna speciale, una donna a cui piaceva molto viaggiare e racconta di sé e della sua esperienza in Andos come un ennesimo viaggio attraverso il quale lei ha conosciuto persone che diceva aver imparato a conoscere un poco alla volta. Quindi è con un immenso piacere che la ricordiamo tutti questa sera e le dedichiamo il nostro più profondo pensiero. Perdonerete se capita di emozionarmi. In questo ultimo anno Claudine è arrivata nella mia vita professionale, nella mia vita di Andos. E Claudine l'ho sempre vista da bambina perché lei lavorava in un supermercato di Casale e mia mamma mi portava lì a fare la spesa, quindi dopo un po' dico, signora, ma io perché la conosco? E lei mi dice, perché io lavoravo lì. E quindi era come se fossimo in famiglia, anch'io un po', nella vostra famiglia. E Claudine ha creduto in tutti i progetti di Andos che nel breve tempo in cui siamo state insieme abbiamo potuto condividere e abbiamo potuto proporle. E in questo ha creduto tanto perché le piacevano le cose belle, era una bellissima signora, ci teneva particolarmente trucco parrucco, come dico io, e la vita ci ha fatto un brutto scherzo, dico ci perché è un po' stata anche la mia Claudine. E ci ha regalato, prima di andare via, un bellissimo racconto. Lei ha conosciuto suo marito, e è venuta in Monferrato, ha conosciuto suo marito il 16 di luglio, nel libro c'è il dettaglio della storia, e lei veniva da Bruxelles. Si scrivono, sembra davvero una storia di un film, ma è tutto vero. E poi si sposano e cominciano davvero a viaggiare. Lei ha abbracciato tutte noi con il suo entusiasmo, con la sua voglia di vita, con la sua voglia di bello, anche se la vita di dolori tanti, tanti gliene aveva dati fino a lì. E lei ci ha lasciato questo pensiero sui viaggi, il suo ultimo pensiero.
Siamo tutti passeggeri su un treno che ha una destinazione che non conosciamo. Come tutti i viaggi che ho fatto, c'è sempre qualcosa che devo ancora scoprire e imparare. Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo. Non sappiamo mai se ne avremo sufficienza per dirci a domani o ti voglio bene o per stupirci davanti a un nuovo paesaggio. Per questo custodirlo e viverlo con chi amiamo è la cosa più bella che possiamo fare. E io dico sempre che sono molto fortunata perché in questo mestiere, in questa professione, incontro veramente tantissime persone splendide e tutte, dalla prima all'ultima, mi regalano tanto. E Claudine mi ha regalato con il suo esempio, con la sua vita, come l'ha regalato a tutti noi quando l'abbiamo conosciuta, questa cosa. Il suo affetto è davvero l'idea di vivere insieme, vivere con i nostri cari, con le nostre famiglie, più forte che si può. Quindi grazie alla sua famiglia che questa sera è venuta, nonostante sia un momento doloroso. Grazie davvero. Presentare me? Sì. Dicono che devo sfilare. Sì. Presentarti, beh. E anima di Andos. Lei è il cuore e l'anima di Andos. Per le presentazioni penso che non c'erano parole sufficienti per poterti presentare, perché dovremmo aver più parlare 2 ore per poterti presentare. Quindi con 2 parole, cuore e anima di Andos. Aspetti, ma perché sei in Andos tu? Ma chi ti vuole? Perché qualcuno, quando sono tornata a lavorare dopo la maternità, mi dice: scusa, ma non possiamo fare un ospedale in rosa? Tutto l'ospedale, non lo so se possiamo fare tutto l'ospedale in rosa. E da questa grande idea di questa grande donna che è Roberta Buosi, grazie alla dottoressa Oneglia che ha avuto questa idea, proponiamo un gruppo perché ce n'è bisogno, perché le donne si trovino, perché possano insieme condividere quello che è questo percorso. Io sono in Andos perché credo fermamente, e ormai sono quasi 20 anni che faccio questo mestiere, quindi credo fermamente nel potere salvifico, lo chiamo io, del dolore. Quando succede qualcosa di brutto, quando succede qualcosa davvero di pesante nella vita di ognuno di noi, in realtà c'è una grande possibilità, è la possibilità di rinascere. La rondine di Andos rinasce. Io ho scelto questa professione, l'oncologia, perché posso stare insieme ai pazienti durante tutto il loro percorso. Mi è sempre piaciuta per questo. E con Andos ho proprio un valore aggiunto, perché oltre a stare con le mie pazienti in ospedale, riesco a condividere tutto quello che è a 360 gradi il loro percorso e proporre un'attività, un progetto che le possa vedere realizzate, che le possa vedere soddisfatte, che le possa vedere nuovamente belle, nuovamente donne. Ecco, quella è davvero quella vittoria, per me grandissima, magari agli occhi di qualcun altro piccola, che mi fa dire, come ha scritto benissimo la mia amica Virginia, io non sarei stata così capace, che posso benedire ogni giorno il mio presente. Grazie, grazie a voi.
Il libro ce l'hai già. Cominciamo con i vari ringrazi, ringraziamenti e tutti. Prima di tutto ringraziamo Enrico del nostro Monferrato Web, che è qua di fronte a noi, e il resto. Non penserete mica che non sfili anche il primario. Non ci stanchiamo mai a sufficienza di dirle grazie, perché lavora 25 ore al giorno, ha sempre una parola buona, un sorriso, una carezza per tutti, credetemi. Lavorare con te, in ospedale, in Andos, se posso permettermi esserti amica, è uno dei regali più grandi che mi abbia fatto la vita, davvero. Roberto Bosi. La cosa seria era questa: anche il primario è stata una bimba e da bimba voleva fare il dottore. Sì. Sì. In effetti io già da quando avevo 8 anni avevo le idee chiare, volevo fare il dottore. L'ho fatto contro tutto e tutti, perché la mia famiglia non voleva assolutamente che io studiassi, però insomma alla fine ce l'ho fatta, è stata una grande, grande vittoria e mi sento realizzata. Però stasera vi voglio dire solo due cose, perché siamo qua tutte come gruppo Andos, siamo qui come donne, siamo qui come pazienti, siamo qui come medici, e vi voglio dire questo: io sono in Andos perché quando perdo il coraggio lo ritrovo negli occhi di voi tutte, e lo ritrovo negli occhi dei miei pazienti, e siete voi che mandate avanti il nostro lavoro e ci date coraggio davvero tutti i giorni. E sono in Andos perché, come avete detto voi prima di me, Andos è una famiglia, e famiglia significa che nessuno viene lasciato indietro, abbandonato, e quindi tutte insieme noi andremo avanti nel percorso della nostra vita, un po' alla volta, tutte insieme, stringendoci sempre forte per mano. Io ed Elisabetta ci saremo sempre, e almeno così speriamo, vero Betty? Ce lo auguriamo, e anche tutto il gruppo di Andos e tutta l'oncologia di Casale, che non finiremo mai di ringraziare. Tutti veramente, dagli infermieri agli OS, agli amministrativi, esatto, anche chi stasera lavora e non può essere qui con noi. E quindi grazie a tutti ancora di aver partecipato a questa bellissima serata. E Paolo, grazie di cuore. Un ringraziamento particolare va a te, perché tu rendi possibile ogni nostro sogno e lo fai nel migliore dei modi. Guarda, come sempre si arriva sempre alla fine con pochissime parole, però per voi ci sarò sempre, come voi avete detto per loro, per qualunque cosa volete fare ci sono. Io vi ho conosciuto un po' di tempo fa, guarda, sono veramente fiero di essere qua e vi ringrazio veramente di cuore di avermi chiamato. Per qualunque cosa ci sono sempre per voi. Grazie veramente a tutto il reparto, perché sennò dimenticherei i nomi, a tutto il reparto, perché i ringraziamenti vanno a tutti, dal primo all'ultimo. E speriamo di vederci ancora tante altre di queste manifestazioni. Chiaro. Dobbiamo fare dei ringraziamenti dovuti e doverosi, perché tutto quello che vedete è stato creato, è stato realizzato grazie a delle persone che lavorano con noi e che si sono veramente impegnate anima e cuore. Stefano, non mi stancherò mai e mai di ringraziarlo, perché l'abbiamo inondato di mail, fotografie, musica, monta il video, rifallo, non ci piace.
adesso è anche a casa con la febbre, quindi mi sono sentita in terribile colpa. Stefano, grazie, grazie. Grazie Stefano, grazie. Senza di te non riuscivo neanche a accendere il computer, se solo quello. Veramente un super, super abbraccio. Poi devo ringraziare le mie ragazze, le chiamo mie ragazze perché qualcuno lavora con noi in ospedale e qualcuna altrettanto è diventata di famiglia, perché ci piaceva la passerella e abbiamo trovato la passerella rossa, grazie Comune di Casale. Ci piaceva la stella di Natale, l'albero, allora grazie Laura Casalino per tutto quello che vedete, tutto, 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 tutto. Grazie Martina Paolucci perché ci serviva il caffè, ci serviva la colla, ci servivano e lei c'era. Grazie a Francesca che viene da Torino, ha fatto la notte e non è riuscita ad arrivare a causa neve. Franci, ti registriamo tutto, ti facciamo vedere tutto. Grazie ancora Virginia per le foto, grazie Fabio per la collaborazione preziosissima. Se ho dimenticato qualcuno chiedo scusa. Ringrazio per averci concesso di stare in questa meravigliosa sala e per essere venuti a vederci, ci contavo e ci tenevo, Luca Novelli, Gigliola Fracchia, Comune di Casale Monferrato. Prego. Fateci un saluto, fateci un augurio. Siamo arrivati in ordine sparso oggi, non ho parole perché veramente mi avete fatto piacere. Siete favolosi, di niente, non si fa mai niente abbastanza per noi. Grazie a Roberta, grazie a Betty. Ragazze, vi ammiro, siete fortissimi, complimenti. Però non la dice tutta, eh? Io la dottoressa abbiamo vinto. Inermi a una lotteria in una settore. 6-7-7-3. Compreso il cestone finale di Natale, l'ha preso l'assessore Fracchi, andate a cercarlo. E mi sono tirata sul numero da sola. Comunque, va bene, niente, grazie di sempre questi bellissimi momenti che ci regalate. Prima ho sentito una di voi che ha perso la mamma, che per lei era tutto, che aveva 30 anni. Io l'ho persa che aveva 25 anni per questa bruttissima cosa. E allora non c'erano tutte queste cose belle che ci sono adesso, questi aiuti. Comunque, va bene, perdonatemi. E auguri, buon Natale a tutti e spero di vedervi presto. Allora, buonasera a tutti. Io provo a dire anch'io due parole. Prima di tutto dico di fare ancora un applauso a quella ragazza che io ero lì seduto di fianco e le ho viste mentre si muovevano. Sapete, oggi in questo bellissimo evento mi sono reso conto che forse questo strano mondo in cui viviamo, che anche a volte io non capisco, un mondo che cerca di portare le persone più sul proprio personale, non sulla collettività, sull'apparire, non sui valori, qualcosa ancora esiste. Qualcosa ancora esiste perché queste ragazze ci hanno fatto vedere e ci fanno vedere che si può fare qualcosa. E credo che un'associazione come Andos, a differenza di tante altre associazioni, non me ne vogliano quelle dello sport, dove per esempio io sono abbastanza addentrato, che si parla di andare a giocare a pallone la sera, queste cose qui, sono riuscite insieme ad affrontare, credo, una delle sfide, o se non la sfida più importante, che è quella della vita, di combattere una malattia. Che poi quando si parla di malattia si pensa a qualsiasi cosa, a quello che può succedere, a quello che ti può portare, a cosa può portare ai tuoi parenti, ai tuoi amici, ai tuoi figli, fidanzati. E credo che loro hanno dimostrato come invece
insieme si possa fare qualcosa e si possa anche trasmettere. Io, e poi non mi dilungo troppo, guardandole sfilare mi è venuta in mente quella bella frase di Tolstoi che dice: così come una fiaccola ne accende un'altra e si trovano accese mille fiaccole, così un cuore ne accende un altro e si trovano accesi miliardi di cuori. E credo che questo sia il messaggio che loro devono mandare, e veramente vi devo dire grazie per quello che fate. L'altro grazie va invece a chi c'è dietro, che tira le file, che non so dire se volontari, medici, amiche che sono in ospedale qui, qualunque parte, che sono la dottoressa Gattò, vabbè, ovviamente tutto il personale dell'oncologia, questo non dobbiamo dimenticarlo, la dottoressa Gattoni che è reperibile H24 per qualsiasi genere di cosa, da Andos a servizi, e chi è all'apice di questa... tutta questa struttura che si unisce a Andos, oncologia, quello che, le attività che viene fatta, che è la dottoressa Buosi, che adesso faccio una battuta, quando erano paventate voci che forse ci avrebbe lasciato, io gli ho detto che mi sarei messo tutti i giorni in ginocchio davanti all'ospedale per farla tenere qua. Quindi a tutti voi dico grazie per questa giornata e per quello che trasmettete ogni volta con le iniziative che fate, e auguro di buon Natale. Grazie davvero. La creativa. Allora, buon Natale a tutti. Auguri. Auguri. In fondo alla sala per tutti, cioccolatini e tè, e di sotto un aperitivo. Il libro con autografo delle nostre donne alla scrivania dell'ingresso. Però prima di tutto, musica! Buon Natale! I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Make my wish come.